vita si è sentito ascoltato, si è sentito capito, quando Dio è entrato nel suo cuore, ha accolto il suo cammino, il suo trascorso, con tanto di vita dalla Polonia, che era una nazione martire. Certamente, ecco, quell'incontro è stato un incontro reale, due persone che si sono accolte, che si sono sostenute anche con le anni. Quel Don Carlo divenne l'arcivescovo di Cracovia, lo sappiamo, e quel Don Carlo fu toccato da una sofferenza grande, come quella che può vivere colui che sa che una persona cara ha un bruttissimo male ed è destinato alla morte prossima. Questa dottoressa Pondrasca era un po' come davvero la sorella acquisita di Giovanni Paolo II. Quando il dolore ha bussato alla porta di quel sacerdote è divenuto poi arcivescovo, Don Carlo Monsignor Guidiga ha scritto una lettera e l'ha scritta proprio a quel sacerdote che l'ha ascoltato. Non sappiamo quali erano le attese, le aspettative di quell'arcivescovo, di quell'uomo ferito fondamentalmente da quella bruttissima notizia. Certo sapeva che Padre Pio lo avrebbe ascoltato, lo avrebbe accolto, avrebbe condiviso con la sua grande sofferenza. E così è stato. E così è stato al punto che questa donna, che ancora vive, quest'anno a novembre compirà 100 anni, questa vita va da Pondrasca, ebbene, dopo 15 giorni dalla prima lettera, Monsignor Guidiga scrive la seconda lettera scrivendo essenzialmente questo: carissimo padre, la donna che le avevo raccomandato nella preghiera, che aveva un bruttissimo male, è improvvisamente guarita. E poi semplicemente: ringrazio Dio, ma ringrazio anche te. Il miracolo c'è stato, ma prima del miracolo Monsignor Guidiga sapeva che quel frate lo avrebbe ascoltato, lo avrebbe accolto. Vedete, il miracolo sta qui, prima ancora di quello che poi dopo la storia ha registrato come una guarigione non capita dalla scienza. Il miracolo sta qua, è la capacità, fratelli e sorelle, anche di ascoltarci, di capire e di essere capaci in qualunque modo di sapere i pesi che ciascuno di noi porta con sé. Alla fine, se c'è una sofferenza grande che viviamo, proprio quella della solitudine, talvolta anche dalle persone con le quali condividiamo una vita, fra marito, moglie, figli. Ecco, dicevo prima l'esperienza del telefonino, ma questa cosa va anche al di là di ogni cosa. Il telefonino potremmo dire una scusa, ma talvolta la nostra cecità, la nostra sordità, il nostro tirare avanti e non essere capaci di ascoltare quello sguardo, quel desiderio anche di essere aiutato, no? Quello ci rende tristi, quello ci fa sperimentare l'inferno è già quello. Allora, ecco, vedete, fratelli e sorelle, prima di tutto questo, la capacità di ascoltare e di essere ascoltato, e poi, ecco, accanto a questo la capacità di diventare dono. Oggi si parla di cibo e questo discorso è molto importante, visto che siamo intorno ad una mensa che Cristo ha scelto di farsi cibo per noi, e questo sta a significare la grandissima importanza. Vedete, noi tutti, anche in questo periodo dell'anno, cerchiamo qualche giorno di un po' di riposo, di un po' di serenità, ce lo siamo meritato, possiamo dire, anche se l'angoscia ancora non è finita, ma d'altra parte ognuno a modo suo ha vissuto un'esperienza e dei limiti delle possibilità, insieme con la famiglia, cosa bella, cosa giusta da fare. Però ecco, pensiamo anche a questa cosa, c'è un gusto, lo voglio chiamare così, c'è una soddisfazione grande di quella che portiamo c'è una giornata a mano, una persona che è preparata, ma c'è qualcosa che può donarci una forza, un'energia più grande. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica
narra il celebre episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con cui Gesù sfama circa 5.000 persone venute ad ascoltarlo. È interessante vedere come avviene questo prodigio. Gesù non crea i pani e i pesci dal nulla, no? Ma opera a partire da quello che li portano i discepoli. Uno di loro dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani di orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? È poco e niente, ma a Gesù basta. Proviamo ora a metterci al posto di quel ragazzo. I discepoli gli chiedono di condividere tutto quello che ha da mangiare. Sembra una proposta insensata, anzi ingiusta. Perché privare una persona, per lo più un ragazzo, di quello che si è portato da casa e ha il diritto di tenere per sé? Perché togliere a uno ciò che comunque non basta sfamare tutto? Umanamente è illogico, ma per Dio no. Anzi, proprio grazie a quel piccolo dono gratuito e perciò eroico, Gesù può sfamare tutti. È un grande insegnamento per noi. Ci dice che il Signore può fare molto con il poco che gli mettiamo a disposizione. Sarebbe bello chiederci ogni giorno: oggi, che cosa porto a Gesù? Lui può fare molto con una nostra preghiera, con un nostro gesto di carità per gli altri, persino con una nostra miseria consegnata alla sua misericordia. Le nostre piccolezze a Gesù e Lui fa dei miracoli. Dio ama agire così, fa cose grandi a partire da quelle piccole, da quelle gratuite. Tutti i grandi protagonisti della Bibbia, da Abramo a Maria fino al ragazzo d'oggi, mostrano questa logica della piccolezza e del dono. La logica del dono è tanto diversa dalla nostra. Noi cerchiamo di accumulare, di aumentare quel che abbiamo. Gesù invece chiede di donare, di diminuire. Noi amiamo aggiungere, ci piacciono le addizioni. A Gesù piacciono le sottrazioni, il togliere qualcosa per darlo agli altri. Noi vogliamo moltiplicare per noi. Gesù apprezza quando dividiamo con gli altri, quando condividiamo. È curioso che nei racconti della moltiplicazione dei pani presenti nei Vangeli non compare mai il verbo moltiplicare, no? Anzi, i verbi utilizzati sono di segno opposto: spezzare, dare, distribuire, ma non si usa il verbo moltiplicare. Il vero miracolo, dice Gesù, non è la moltiplicazione che produce vanto e potere, ma la divisione, la condivisione che accresce l'amore e permette a Dio di compiere prodigi. Proviamo a condividere di più. Proviamo questa strada che Gesù ci insegna.
Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione. Viene alla mente la tragedia della fame, che riguarda in particolare i più piccoli. È stato calcolato ufficialmente che ogni giorno nel mondo circa 7.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per motivi legati alla malnutrizione, perché non hanno il necessario per vivere. E di fronte a scandali come questi, Gesù rivolge anche a noi un invito simile a quello che probabilmente ricevete il ragazzo del Vangelo, che non ha nome e nel quale possiamo vederci tutti noi. Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti, i tuoi beni, mettili a disposizione di Gesù e dei fratelli. Non temere, nulla andrà perso, perché se condividi, Dio moltiplica. Scaccia la falsa modestia di sentirti inadeguato. Fidati. Credi nell'amore, credi nel potere del servizio, credi nella forza della gratuità. La Vergine Maria, che ha risposto sì all'inaudita proposta di Dio, ci aiuti ad aprire il cuore agli inviti del Signore e ai bisogni degli altri. Angelus Domini, nunc habet Maria. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto venti tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a tu, anque sum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi fili tu, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria per ducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena celebrato la liturgia in occasione della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Non, un applauso a tutti i nonni, a tutti.
Nonni e nipoti, giovani e anziani insieme, hanno manifestato uno dei volti belli della Chiesa e hanno mostrato l'alleanza tra le generazioni. Invito a celebrare questa giornata in ogni comunità e andare a trovare i nonni e gli anziani, quelli che sono più soli, per consegnare loro il mio messaggio, ispirato alla promessa di Gesù: io sono con te tutti i giorni. Chiedo al Signore che questa festa aiuti noi, che siamo più avanti negli anni, a rispondere alla sua chiamata in questa stagione della vita e mostri alla società il valore della presenza dei nonni e degli anziani, soprattutto in questa cultura dello scarto. Ma i nonni hanno bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno dei nonni. Devono interloquire, devono incontrarsi. I nonni hanno la linfa della storia che sale e dà forza all'albero che cresce. Mi viene in mente, credo che l'ho citato una volta, quel passo di un poeta: tutto quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che è sotterrato. Senza il dialogo fra i giovani e i nonni, la storia non va avanti, la vita non va avanti. Ci vuole riprendere questo, come è una sfida per la nostra cultura. I nonni hanno diritto a sognare guardando i giovani, e i giovani hanno diritto al coraggio della profezia prendendo la linfa dai nonni. Per favore, fate questo: incontrare nonni e giovani e parlare, interloquire, e farà felici a tutti. Nei giorni scorsi, piogge torrenziali hanno colpito la città di Shenzhou e la provincia del Henan in Cina, causando devastanti inondazioni. Prego per le vittime e le loro famiglie ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa calamità. Venerdì scorso si sono aperte a Tokyo le 32esime Olimpiadi. In questo tempo di pandemia, questi giochi siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale all'insegna del sano agonismo. Dio benedica gli organizzatori, gli atleti e tutti coloro che collaborano per questa grande festa dello sport. Rivolgo di cuore il mio saluto a voi, romani e pellegrini. In particolare saluto il gruppo di nonni di Rovigo. Grazie di essere venuti. I giovani di Albinea che hanno camminato sulla via Francigena dall'Emilia a Roma, e i partecipanti al rally di Roma Capitale. Saluto anche la comunità del Cenacolo. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Complimenti per l'approvazione definitiva, voi ragazzi dell'Immacolata.